Spiegazione teologica del Catechismo di San Pio X di Padre Carlo Tommaso Dragone. Parte prima. 37. Che significa unità di Dio? Terza parte. Argomenti psicologici. Agli argomenti di casualità addotti da San Tommaso si devono aggiungere i cosiddetti argomenti psicologici, che confermano e applicano quelli tomistici. Primo argomento, ideologico. Le nostre idee hanno valore universale, immutabile, eterno, necessario. Posto pure che non esistano triangoli, ne segue ugualmente che ogni triangolo, per essere tale, deve sempre avere tre angoli. Ogni effetto richiede una causa, posto pure che non vi siano mai state e che non vi saranno cose causate in realtà. Ora, le idee universali non possono avere il loro fondamento nella realtà, perché le cose reali sono particolari e contingenti. Esse devono perciò avere il loro fondamento in un essere universale, necessario, eterno. Quest'essere, fondamento della verità rispecchiata dalle nostre idee, è la eterna verità, Dio, immutabile e necessario. Secondo argomento, eudemologico. Esiste in tutti e in ciascuno il desiderio di una felicità somma, capace di soddisfare tutti i nostri bisogni. Questo desiderio non può essere vano, perché è diffuso dalla natura stessa in tutti gli esseri intelligenti e coscienti di se stessi. Quindi, esiste realmente questo bene sommo, capace di soddisfare tutti i nostri bisogni e tutti i nostri desideri. Questo sommo bene noi lo chiamiamo Dio. Terzo argomento, deontologico o del dovere. Vi è in noi una legge universale, immutabile, sovrana, assoluta, che ci comanda di fuggire il male e di fare il bene. Ma ogni legge presuppone un legislatore. E se la legge è immutabile e universale, presuppone un legislatore universale, eterno, immutabile. Questo legislatore, che non può non esistere, noi lo chiamiamo Dio. Quarto argomento, morale. La massima parte degli uomini, in tutti i luoghi e in tutti i tempi, ha sempre ammesso e ammette l'esistenza di Dio. Ma non è credibile che la grandissima maggioranza degli uomini si inganni riguardo a un fatto di tanta importanza, perciò Dio esiste realmente. Unità di Dio significa che c'è un Dio solo. È uno ciò che non è diviso. È necessariamente uno ciò che è indivisibile. Dio non solo è uno in quanto è indiviso, ma anche in quanto è indivisibile. È verità di fede. Il simbolo atanasiano attesta: non tres dii, sed unus est Deus. Non ci sono tre dei, ma un solo Dio. San Tommaso prova in questo modo l'unità e l'unicità di Dio, dalla Summa Teologica 1.11.3. Se vi fossero più dei, o sarebbero subordinati gli uni agli altri o indipendenti, se subordinati fra loro e a una suprema deità. Come nel politeismo greco-romano, che faceva Giove padre degli dei, è evidente che solo questa suprema divinità meriterebbe il nome di vero Dio.
Tutte le altre divinità non sarebbero che dei per metà, cioè non sarebbero affatto dei, poiché essere dipendenti ed essere Dio sono due affermazioni contraddittorie. Se poi fossero tra loro indipendenti, come ammettevano i manichei, principio del bene e principio del male, dovrebbero necessariamente essere tra loro distinti. Ma perché due o più cose siano tra loro distinte, è necessario che una possieda qualche elemento che manca all'altra. Se tutte avessero le identiche perfezioni, non potrebbero distinguersi, non essendo concepibile una distinzione senza un elemento differenziale. Dio infinito esige in sé tutte le perfezioni, dunque soltanto il soggetto che le avrà tutte sarà Dio, gli altri non lo saranno se non di nome. Inoltre, Dio, come primo principio, esige che tutto sia a lui soggetto. Si supponga invece che esistano vari esseri supremi, indipendenti l'uno dall'altro. Nessuno avrebbe tutte le cose soggette a sé. Nessuno potrebbe dirsi padrone assoluto di tutto e nessuno sarebbe Dio. Dicemmo che anche per spiegare il meraviglioso ordine dell'universo, bisogna risalire a un ordinatore sapiente e supremo. Sta di fatto però che quando le cose sono molte e diverse tra loro, è molto più facile e conveniente metterle e mantenerle in ordine da uno che non da molti, perché l'unità è causa per sé dell'unità, mentre la molteplicità è causa dell'unità solo per accidens. Dunque, è molto più conveniente affermare che il supremo ordinatore dell'universo è uno solo anziché molti. Dio non solo è uno, ma è unico. Infatti, non si può moltiplicare ciò che non è diviso e non può esserlo, ossia che è indivisibile in atto e in potenza. Orbene, per la sua semplicità infinita, Dio non può essere diviso né in atto né in potenza. Egli è immutabile, perfettissimo, semplicissimo. Riflessione. Essendoci un solo Dio, non possiamo e non dobbiamo ornare e onorare nessuna cosa se non in ordine a Lui. Ogni onore e qualsiasi affetto riferito alle creature, come a fine ultimo, è una sottrazione colpevole all'onore e alla gloria dovuti a Dio solo. Esempi 1. San Paolo ad Atene, dagli Atti degli Apostoli, capitolo 17, versetti dal 16 al 29. 2. Testimonianza del martire Tiburzio. Tiburzio, figlio di Cromazio, prefetto di Roma, dopo essersi convertito al cristianesimo per le parole di San Sebastiano, fu arrestato e condotto davanti al tribunale di Fabiano. Dopo la sua aperta confessione di cristianesimo, il giudice lo invitò a ritornare al culto degli dèi. Avuto un deciso rifiuto, fece portare un braciere e disse adirato a Tiburzio: «Sacrifica ai nostri dèi, altrimenti camminerai a piedi nudi sopra questi carboni ardenti». Il martire di Cristo, senza turbarsi, si segnò con la croce, si tolse i calzari e cominciò a camminare sul fuoco,
senza la minima scottatura. Poi, rivolto al giudice, impara, gli disse, che il Dio dei cristiani è il solo Dio, egli che ha creato il mondo per la sua potenza, questi carboni, per me, sono come altrettanti fiori. Fabiano, fuori di sé per la rabbia, fece mozzare la testa al santo martire. Sia lodato Gesù Cristo e Ave Maria.